è scomodo, fa male a diavoletti. Il crocifisso è scomodo, crediamolo sui tetti. Per prima cosa devo dire che mi date una bellissima visione. Siete qui in chiesa in 13 persone, 12 hanno in mano per seguire le letture bibliche. È bello questo, eh? Perché vedi un popolo che si fa veramente ascoltatore della parola di Dio. Io oggi vi dirò una parola e vi chiedo scusa per come ve la dirò maldestramente di fronte al tipo gigantesco di questa parola. È la prima lettura, gli Atti degli Apostoli, capitolo 20, versetto 17-38, chiamato il discorso da Dio di Mileto. Da Mileto Paolo mandò chiamare a Efeso gli anziani della Chiesa e fa questo discorso di addio. Io ricordo molto bene quando il Cardinal Martini diede l'addio alla diocesi di Milano, usò questo testo, convocò i suoi sacerdoti in Duomo, eravamo una marea di preti, penso almeno 1500, penso, perché i preti milanesi erano più di 2000 e poi dopo ci sono tanti frati che esercitano il loro ministero nella diocesi. La diocesi di Milano ha 5 milioni di abitanti, insomma, no? Mi ricordo, cardinale, non ricordo cosa disse di preciso, e a questa memoria io volevo saltare stamattina di commentarvi questo testo, perché ho detto è un testo così ricco, così, che bisognerebbe ci fosse qui Martini a dirlo. Però mi spiaceva saltarlo senza dirvi, amici, tenetelo presente, il discorso di Mileto. E adesso cercherò maldestramente, come riuscirò, di sottolineare qualche spunto, perché è un grande discorso da Dio, non solo di Paolo ai suoi, non solo del Cardinal Martini ai suoi, ma io penso dovrebbe essere un grande discorso da Dio di ogni parroco ai suoi, di ogni genitore quando saluta i suoi. Bisognerebbe conoscerlo bene. Io tento di dirvi qualche spunto. Quando giunsero presso di loro, disse: voi conoscete bene il mio comportamento. Ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie della vita. Io credo che anche un papà e una mamma potrebbero e dovrebbero poter dire queste cose. Voi mi conoscete, sapete che sono stato al vostro servizio per tutta la mia vita, di voi miei figli. Però qui aggiunge anche: per predicare a voi e di istruirvi la fede nel Signore Gesù. Che bello, amici, se anche un genitore potesse dire, come a me è capitato di leggere in un testamento, i figli aprono un testamento e sta scritto: queste sono le mie ultime volontà, così, lascio a voi miei figli la mia fede, punto. Per quanto riguarda le proprietà, dispongo così, così, così. Ma vi lascio in eredità la mia fede. Che bello. E poi va avanti e dice: adesso io vi saluto e vado verso il futuro. So che lo Spirito Santo mi testimonia che mi aspettano catene e tribolazioni. È così anche un genitore anziano, un sacerdote anziano, quando lascia i suoi dice: vado incontro a che cosa? Alla vita che finisce, a una vita che mi immobilizza, a una vita che mi fa ammalare di una morte che di una malattia che porta alla morte. Però vi do testimonianza del Vangelo.
Ancora lo sto leggendo così a spunti. Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha posti come custodi per essere pastori della Chiesa di Dio. Paolo se ne va, ma dice: lascio voi che ho cresciuto, tipo Timoteo, tipo Sila, no? E un genitore e un parroco dovrebbero poter lasciare dietro di sé dei figli maturi e dicano: guardate, io me ne vado, però mi raccomando, le cose importanti della vita, sia umane sia cristiane, che vi ho insegnato, custoditele. Non ho desiderato né oro né argento né il vestito di nessuno, che possa dire così ognuno che se ne va. Dice: non ho accumulato niente. Per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato di ammonirvi tra le lacrime ciascuno di voi. In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli, bisognerebbe leggerlo tutto, amici, che i deboli si devono soccorrere lavorando, così da ricordare le parole del Signore Gesù: si è più beati nel dare che nel ricevere. E poi dice: non mi vedrete più. Allora giù tutti a piangere, no? Perché ecco che ci resti anche quest'ultima frase, no? Si è più beati nel dare che nel ricevere. Io stanotte, riderete, ma è così, io l'ho già detto a Esther, stanotte ho sognato che facevo trasloco. Forse sarà perché ieri o l'altro ieri vi ho parlato che vi auguro di far trasloco, in modo che vi accorgete cosa vuol dire avere un sacco di roba anche inutile nei cassetti, negli armadi, in tutti gli angoli, e quando ti pare di aver finito c'è un altro armadio ancora pieno di roba o cassetti o... Amici, lasciamoci istruire dalla parola di Dio. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. Io l'altro giorno accennavo, e lo ripeto ancora oggi: ognuno faccia secondo il suo buon senso, soprattutto se avete famiglie, se avete figli, se no non morite da ricchi. Regalate quello che avete a chi ha bisogno. Non moriamo da ricchi. Che tristezza quando si sente dire che un sacerdote è morto lasciando tanti soldi. Ma perché li ha conservati? Perché non li ha dati ai poveri? Ah, perché non si sapeva quale poteva essere il suo destino, perché un prete alla fine non ha nessuno. È vero, e non è vero, perché dovrebbe avere una comunità. Ciascuno di voi chieda allo Spirito Santo la sapienza per non spogliarsi di tutto, ma per non andare di là ricco come il ricco Epulone. Il crocifisso è scomodo, fa male a Dio.